Buongiorno, buonasera, good afternoon. Thank you for coming back to this last session of this afternoon. It's my pleasure to chair this session on competition law or antitrust law. When I read the topic of this session, I was kind of puzzled because a competition lawyer would not phrase it like this. Is antitrust able to limit the hurdles to access and reuse of PSI? Competition lawyers... Michael, could you switch? Probably it doesn't... Yeah. It has a funny... Yeah. Let's try. Yeah. Okay. Maybe it's me. I don't know. So I can keep it a little bit further away. Can you hear me? Yes. Is it better? So a competition lawyer would not ask, can we use competition law to enhance access to anything? The question would rather be, do we have to enhance access in order to protect competition? Which is kind of a different question. And that actually, this difference characterizes the tension that we have between competition law and competition policy and the approach of the PSI directive in enhancing access to PSI. But of course there is legitimacy also in this question, and there are many issues that arise in the context of PSI and competition. And I think the two questions that we want to address this afternoon are very, very crucial. The first question is, what is the economics of PSI? And I think we have a great speaker for this topic. And maybe it's surprising to many of you that he's not an economist, he's not a lawyer, he has a technical background in engineering. And still, I think it's a very good idea to have somebody with a technical background. Why? It is the technical background that explains to us how markets actually work, also in the field of PSI. If we don't understand this, then we do not apply competition law appropriately, and maybe we make mistakes in regulating PSI. The second topic is also very important. Markets are about prices, and prices are very important for making markets work. Prices are the driving force behind every business activity. So we also have to think about what is the appropriate price when we oblige public sector bodies to grant access to public sector information and to allow reuse. When we oblige public sector bodies to grant reuse, also under competition law, we also have to think about what is the appropriate price. And this is a question that competition lawyers don't like at all. We don't like to think about what should be the appropriate price. In principle, it should only be for the market to make a decision on this. But there are instances when we actually have, also as competition lawyers, when we have to make decisions on prices, especially when there is a duty to deal or a duty to license. The two speakers are Raimondo Yema, sitting to my left, who, as I said, has a technological background. He comes from Nexa, made his degree in engineering at the Polytechnic University of Turin, and sitting to my right, the second speaker, Maria Teresa Maciolino. I'm very grateful to her. She worked very hard in drafting the recommendations on competition policy and PSI, and she had many, many discussions with the members, including me, on what the appropriate text should be. So I apologize again for making many comments and maybe late comments. You should read her book if you want to know about the interface of IP in competition law from a comparative perspective. She wrote one of the very important books on this field, published last year with Edward Elgar. So that's also a reference which you should not forget. I give the floor to Raimondo. Thank you all. The objective of my presentation is, apart from not making you fall asleep, is to present and discuss at least some of the economic aspects of PSI.
I have some slides to project, and I already see them on the screen. First of all, I would like to say that this presentation reflects, at least partially, the discussions we had within the economics working group of the project AVPSI. Although, of course, any shortcoming, missing part is only my responsibility. I will cover the items listed in this first slide, and the first point I would like to address is basically the economic features of PSI. With three assumptions. The first one is that PSI is basically a digital information good. But at the same time, it also shares other specific characteristics that I will discuss later on. The second one is that it is useful and maybe easier to separate the inherent features of the good PSI from the attributes of its supply. For instance, licensing, pricing, and so forth. And then these attributes are mainly decided by the government or even by the PSI holder itself. So being a digital information good, PSI is assumed to be let's say, a public good, since it is non-rival in consumption. And with consumption, we mean access and reuse also. And it is hardly excludable to the extent that it is necessary to bear ex ante and ex post costs to make it excludable. Therefore, it is potentially at least an impure public good, impure since there are only a few pure public goods in real life. And what matters really is whether now this public good is made available for reuse. Therefore, we have currently PSI available as public good, for instance, within open data platforms. But then also we have some important shares of PSI that are made available, but under attributes that made it more like a club good. Like, for example, in firm registries where only a few players fulfilling specific requirements and corresponding a fee can actually have the rights to reuse PSI. And then also some hybrid situations, like in some examples I will illustrate afterwards. Then let's have a look a bit what happens at the level of a PSI holder, in the supply side of PSI. We all know there is a peculiar cost structure that is common to the production of any digital good. And what matters here, in my opinion, is not only that marginal costs of reproduction tend to zero, but also, and even more importantly, that fixed costs, I mean collection, creation, management of PSI, have already been covered and allocated. This means that we do not have to find a way to fund the creation of PSI, at least the PSI that belongs to the first category between the ones illustrated before by Professor Toremans, where PSI is an incidental good of the public task. It has already been created. So also, the fact that some PSI holders have traditionally conceived PSI as a source of revenue is not a sufficiently strong argument to explain why this should not change in the future. Therefore, PSI is almost available for reuse to the extent that some further activities that may be more or less costly have to be undertaken to actually make PSI available for reuse. Empirical analysis allow us to say that there are at least three typical steps that are undertaken by PSI holders to actually make PSI available. The first one is a very important one, is about setting actually the stage to make PSI available. And the main cost items are essentially about internal coordination between actors, internal education on what open PSI is between the stakeholders involved, and then defining the guidelines to actually kick off the process. Then, typically, PSI public sector bodies start by opening a few data sets, typically the ones that
do not require any manipulation and that are more or less already available with a small technical cost. And then the further step is trying to open datasets that need some more relevant activities to be actually made available as open, like for instance anonymization or the adaptation of metadata to be made meaningful for everyone and to be effectively reused. Then also in this supply part of the supply chain of PSI, taking for granted that PSI has already been created, empirical analysis allows us to say that the internal coordination costs that represent, let's say, the fixed part of the supply costs of PSI still represent the most relevant item, and there are strong economies of scale within public sector bodies that decide to open up their data sets. And of course also efficiency curve effects. And having a look at what happens downstream, of course we have, and we all know that, strong network effects. In particular, where, as in the linked open data model, the value of a data set increases the more it is linked or combined with other data sets. And we may think about PSI as a basic input, pretty much like the findings of basic research are for its further application. I mean, like centralized knowledge that has to be combined with local knowledge three assets held by reusers. Of course, here there may be an antitrust issue with respect of the distribution of these assets, but still it is a non-PSI specific antitrust issue. And for instance, in many cases, PSI is a key ingredient of the products and services private reusers have in mind. If we look at the definition of infrastructure provided by Brett Frischman, and some of this definition is provided in this slide, we may find some important common points with PSI. We have significant role of government in different roles, the possibility to manage this infrastructure as commons, and of course positive downstream externalities. But also non-rival consumption of the resources that are built on top of the infrastructure, and also downstream activity also in terms of a different range of private, public or social goods downstream. We may see PSI as infrastructure, of course, but mainly it can be seen only as a label. What is important basically is to at least find some of the drivers that allow to evaluate whether the benefits overcome the costs of making available PSI as open. Let's imagine a situation where we have a switch between a closed and paying reuse of PSI to an open free reuse. Then, and imagine we would like to assess which are the costs and the benefits of this switch. Then we can consider, for instance, in the first place, the net position of the public sector information holder, which is essentially made by the difference between the savings that are achieved by making PSI available as open data. For instance, the absence of transaction costs and the foregone revenues. Then we have to consider also the savings achieved by reusers that do not have to pay anymore, but also have time saved, not only in finding information, but also in inquiring licensing schemes, etc. And then, of course, we have what we call network effects and externalities that are less measurable, but still may be rather relevant. The point is here that in some cases, the benefits overcome the costs, even in the first stage. Even if we don't consider the benefits for reusers and the positive externalities, since, for instance, in some cases, even transaction costs overcome
overcome the revenues that are achieved by public sector information holders when making data available not for free. But the point is also that such benefits are mainly distributed because of network effects, while costs and revenues for public sector information holders are localized. So one important policy question we should ask ourselves is, how do we think the benefits from PSI have to be allocated or internalized by a public sector holder? And at what stage of the PSI supply should competition begin? And well, my first guess is that it should begin at the earliest possible stage. I will end this presentation by presenting you some examples that can be interesting with this respect. For instance, the typical firm registry has no competition, or at least the competition begins downstream, the so-called distributors of information that pay for its access and reuse. We have also the case, for instance, of public sector bodies, like in the case of public transport companies, that use PSI pretty much as a bargaining chip with complementary players like the producers of maps to actually bargain the exchange of information. But of course, this is done without competition, with agreements that appear to be exclusive. And then the result is that only a few subset of the available data are supplied as open. Then we have the case of the address database in Denmark that is made available within a centralized data warehouse. But this is done with some intermediaries in between the PSI holder and the users or reusers. This is done mainly for supply chain reasons, to minimize the costs of the data warehouse. So this is a case where actual competition is still downstream distributors, but this is done not for not to gain profits for the PSI holder, but to manage effectively the supply chain. And by the way, in this case, the data are provided to distributors at a very, very small charge, so that double marginalization on users has lower effects than in the case of a traditional firm registry, like the Italian one, for instance. And then also we have the case of the Spanish Cadastre, where free and open data are downloadable in bulk. And we have a very early competition, actually, downstream PSI holders making this data available for reuse. And this may be considered the case to be considered as a goal, at least in mid and long run. Thank you. Buonasera a tutti, questo è il titolo del mio intervento, Which Charging Policies for Encouraging PSI Reuse. Devo iniziare questo mio intervento facendo due ordini di scusa. Chiedo scusa agli amici dell'APSI che non parlano regolarmente italiano, perché questa volta anch'io parlo italiano, perché è la mia lingua e mi sento più a mio agio con questa. E faccio le mie scuse alle traduttrici, perché la versione della presentazione che sto per utilizzare non è quella che ho inviato loro venerdì. E non è quella che ho inviato loro venerdì perché stamattina l'ho modificata alla luce delle cose che ci siamo detti, che è una cosa abbastanza tipica nelle nostre riunioni d'APSI. E che cosa ci siamo detti questa mattina? Abbiamo ripetuto più volte, almeno questa è la mia sensazione, un'idea molto forte, che il tema della PSI riunisce al suo interno moltissime problematiche, tra loro decisamente intrecciate, tant'è che a me piace rappresentare la PSI come un gomitolo di lana. Un gomitolo di lana all'interno del quale appunto si intersecano, si intrecciano diversi profili. E anche il tema del prezzo, ed è questo il punto,
È come se fosse il portato, il precipitato dell'intrecciarsi di tutte queste tematiche. Menzioniamone giusto alcune. Stamattina abbiamo parlato di trasparenza, democrazia, diritto all'informazione. Questo è un tema che si ripropone anche in materia di prezzo della PSI, perché spesso e volentieri, a torto o a ragione, viene associato alla PSI disponibile for free, gratuitamente, oppure disponibile ad un costo molto basso, molto prossimo al costo marginale. Ma c'è un altro filo, che è quello della teoria economica che ci ha brillantemente illustrato Raimondo. La PSI è un bene pubblico? La PSI è un experience good? Dovremmo saper rispondere a queste domande prima di dare un prezzo alla PSI, cioè prima di capirne qual è il suo valore. Ma ancora, e sempre grazie alla relazione di Raimondo, nonché a quella di Paul Torremans, è evidente che non possiamo parlare della PSI come se fosse un monolite senza finestre. La PSI è un fenomeno sfaccettato all'interno del quale troviamo sia i data del pubblico registro, sia i dati coperti dalla proprietà intellettuale. E quindi solo una conoscenza approfondita del fenomeno empirico che vogliamo andare a prezzare ci permette di fare un prezzo che in qualche modo rispecchi i valori in campo. Ma ancora, ci sono moltissime questioni legali che incidono sul prezzo della PSI o, se vogliamo, su come si stimano i costi del processo di generazione e disseminazione della PSI. Tutti i temi discussi questa mattina di privacy law, ma ancora i temi di IPR, incidono su che cosa? Sui costi che bisogna sostenere per rendere la PSI disponibile ai terzi, per esempio il clearing dei diritti. Tutte le indagini che bisogna condurre e che sono costose per realizzarlo. E ancora, come scrive il professor Ricolfi nel documento sulle guidelines per documento lapsi, sulle guidelines in materia di prezzo, facciamo queste discussioni ma alla fine non abbiamo neanche bene capito chi dovrebbe decidere effettivamente il prezzo della PSI, a quale livello, a quale istituzione dovremmo affidare questa decisione. E altro tema di rilevanza istituzionale, forse dovremmo comunque riflettere, come forse faremo domani con Federico Morando, sul tema della regolazione, dell'esistenza di un'autorità regolativa magari investita del controllo del prezzo praticato dagli enti pubblici. Ma non vi parlerò di tutto questo perché ne hanno già parlato gli altri. Prendendo a riferimento il titolo dell'intervento che mi è stato assegnato, io muoverò da quello che è un obiettivo di ipotesi. Diceva Joseph Drexler, qua non stiamo parlando di diritto della concorrenza, qua stiamo parlando di un obiettivo di politica industriale che ci proponiamo di realizzare attraverso una disposizione normativa. Quindi stiamo parlando di incoraggiare la fioritura, lo sviluppo del mercato della PSI, del riuso della PSI attraverso uno strumento legislativo, tipico approccio regolatorio. E allora andiamola a vedere questo strumento legislativo. Le opzioni attualmente a disposizione dei commentatori sono principalmente due, ve ne sono diverse elaborate dalla dottrina, però sono principalmente due. L'attuale articolo 6, previsto dalla direttiva 2003/98, è il proposto articolo 6 di cui ha la proposta di direttiva del 5 marzo 2012. L'attuale articolo 6 che cosa prevede? Che la PSI venga resa disponibile al riuso ad un prezzo capace di coprire i costi di generazione, collezione, riproduzione e disseminazione, eppure capace di garantire all'ente pubblico un congruo margine. Che cos'è questa regola sul prezzo? Questa regola sul prezzo in sostanza consente all'ente pubblico di recuperare i costi fissi che questi ha eventualmente sostenuto per generare la PSI e renderla disponibile al pubblico, magari i costi di digitalizzazione, tanto per fare l'esempio, o i costi del clearing dei diritti, visto che ne stavamo parlando. E non solo questo, di rientrare, di profittare, di fare un margine
sulla PSA è messa a disposizione del pubblico. La nuova regola proposta in sede europea è diversa perché innanzitutto non è più una one fits all rule, non è una regola che va bene per ogni stagione, per qualunque ente pubblico considerato, ma si compone di una regola generale, una default rule, e due eccezioni che adesso vi mostro. Che cosa dice la default rule? La default rule dice il prezzo della PSI deve essere pari al prezzo di riproduzione e disseminazione, cioè il prezzo che il riutilizzatore che vuole quella PSI deve pagare per ottenerla, non per affinché la PSI sia resa disponibile, semplicemente per usare quel pezzo di PSI poi nel suo lavoro. E le eccezioni invece prevedono che il prezzo praticato sia superiore a questo assai basso, perché questo è in sostanza un costo marginale, oppure un costo per accedere alla PSI, le eccezioni, vi dicevo, prevedono o che il public sector bodies applichi un prezzo più alto se richiesto a tal fine dalla necessità di generare un revenue, un introito, capace di coprire una parte sostanziale dei costi sostenuti per perseguire il suo public task, oppure prevede l'eccezione a favore delle biblioteche, comprese quelle universitarie, dei musei e degli archivi. Quindi una regola articolata in una default, due eccezioni ed un tetto alle due eccezioni, quindi default, eccezioni, tetto, che corrisponde al precedente articolo 6. Allora qua le domande secondo me sono due. Alla luce del nostro obiettivo di policy, noi vogliamo favorire lo sviluppo del mercato della PSI. Come ci spieghiamo il passaggio dall'una all'altra regola? Dalla one fits all rule alla default rule? Da, come vi ho scritto, long run recovery cost rule a la regola del costo marginale, riproduzione e disseminazione? E alla luce del nostro obiettivo di policy, come ci spieghiamo la scelta di accostare ad una default rule due eccezioni che si allontanano così tanto dalla default rule? Proviamo a rispondere alla prima domanda. Allora, praticare un prezzo assai simile al costo marginale di riproduzione e disseminazione, che laddove l'informazione fosse già digitalizzata sarebbe pressoché nullo, beh, è prima facie, intuitivamente, assolutamente coerente con l'obiettivo di far esplodere il mercato del riuso dell'informazione pubblica. Perché? Perché si dice, signori, qua c'è la PSI, prendete, take a chance on it, prendetela e provate ad utilizzarla. Vedendola, vi verrà in mente probabilmente, vi verranno in mente dei servizi, dei prodotti da offrire al mercato. I sunk cost che andrete a sostenere sono bassissimi perché la PSI non vi costa nulla. Questa regola però ha sollecitato diverse obiezioni. La prima, ed è quella che a chi fa antitrust suona di diritto antitrust, ma si potrebbero avere delle perplessità in proposito, è quella che giudica un prezzo così basso, uguale al costo marginale, predatorio. Predatorio nei confronti di chi? Non predatorio in senso tecnico, non lo sappiamo, dovremmo valutarlo caso per caso, mercato per mercato. Predatorio nel caso in cui nel mercato della generazione della PSI, a fianco al public entity che produce PSI, vi siano dei soggetti privati che sono già entrati nel mercato, hanno già sostenuto degli investimenti per realizzare un bene sostituibile con la PSI e che quindi dovrebbero poi fronteggiare una concorrenza di prezzo impari, perché loro, dovendo rientrare degli investimenti, dovrebbero fare un prezzo superiore al costo marginale di riproduzione e disseminazione, mentre il loro concorrente privato non sarebbe costretto a fare questo, anzi. Il loro concorrente pubblico. Scusi, pubblico. Secondo me questa è una buona obiezione, però,
scusate la banalità, una direttiva è anche uno strumento con cui si stabilisce qual è la graduatoria degli obiettivi di politica industriale da perseguire. Probabilmente adesso in sede comunitaria è più importante creare un mercato per il riutilizzo della PSI che garantire a monte un mercato competitivo della generazione di beni informativi alternativi alla PSI. E questo è legittimo, nel senso che è del tutto coerente con le scelte di un policy maker di fare una graduatoria di obiettivi di politica industriale da realizzare. Magari tra 20 anni quella regola forse potrebbe non essere più adatta. Tutto qui. Vediamo altre obiezioni. Si è detto che la regola del costo marginale impedisce agli enti pubblici di trovare delle fonti di reddito alternative alla tassazione generale. E questo in un periodo di crisi come quello attuale costituisce un problema. Contro questo argomento però si è obiettato che, e qui per esempio ritorna all'argomento culturale, che non è corretto che gli enti pubblici facciano profitto, realizzino quel congruo margine sulla produzione di un bene che devono realizzare nell'ottemperamento dei loro scopi pubblici. E poi si è obiettato, e questa è un'obiezione più di carattere manageriale, forse un pregiudizio, non lo so, che comunque gli enti pubblici non sono capaci di amministrare in modo efficiente ed efficace il denaro e quindi tanto sbarrebbe non dare loro nessuna forma di congruo margine. La terza obiezione, ve ne ho elencate alcune, ve ne sono in realtà di più, comunque questa è la terza che vi ho elencato, è quella che sempre Marco Ricolfi ha definito il backfiring problem, sempre nel documento LAPSI, linee guida in materia di charging policy. E in che cosa consiste? Se noi pensiamo alla produzione della PSI come un fenomeno dinamico che deve essere alimentato nel tempo, non possiamo credere di avere soltanto uno stock immutato e immutabile di informazione lì, sempre e comunque a disposizione. Dobbiamo pensare ad un continuo investimento sulla qualità e per il mantenimento di quell'informazione. E allora quell'investimento deve essere alimentato, deve essere finanziato. Forse una regola del costo marginale così bassa potrebbe non consentire questo sviluppo dinamico della PSI. Ora, il secondo interrogativo era: come conciliamo quella regola che garantisce la fioritura del mercato della PSI con l'articolazione, la scelta per una default rule più eccezioni? Le eccezioni sono il portato di quelle due critiche. La critica per cui si dovrebbero lasciare gli enti pubblici nella capacità di fare reddito e la critica per cui si dovrebbe garantire il finanziamento del processo dinamico di realizzazione della PSI. Perché? Perché la prima eccezione è coerente con la possibilità di lasciare agli enti pubblici il potere di fare reddito. Però questa eccezione ha dei limiti. Questa eccezione, secondo me, non è disegnata in modo ottimale, potrebbe essere considerata troppo lasca. Quali sono gli enti pubblici effettivamente individuati da quell'eccezione? Perché poi non dobbiamo correre il rischio di fare eccezioni così larghe da mangiarsi la regola di default. Nel testo si dice che gli enti pubblici che beneficiano di questa eccezione devono essere richiesti, are required, a coprire i loro costi, ma are required da chi? In base ad un statuto, ad una disposizione normativa, in base alle scelte del loro management? In caso vengano a verificarsi eccezionali circostanze, non è chiarissimo. E poi il testo parla di una sostanziale parte dei loro costi da coprirsi con questi introiti. Ma cos'è una parte sostanziale dei costi?
E allora qual è il rischio di questa eccezione? Il rischio di questa eccezione è che si dovrà litigare molto, probabilmente. Si dovrà avere un po' di prassi giurisprudenziale prima di capirla fino in fondo. E allora forse dovremmo fare i conti con l'opportunità, proprio l'economicità dell'eccezione. La seconda eccezione, quella per le biblioteche, i musei, gli archivi, probabilmente funziona, va nel senso indicato da Paul Tormans. C'è soltanto un dubbio, che è da connettersi a quel discorso sull'empirical analysis che vi facevo prima. Siamo sicuri che questi sono gli unici enti pubblici che hanno bisogno di questa eccezione? Potrebbero essercene degli altri? Quindi in sostanza, e poi vi taccio, il nuovo articolo 6, così come il precedente articolo 6, che cosa sono? Sono degli strumenti di politica industriale con cui le istituzioni pubbliche intervengono nei mercati per condizionare le dinamiche competitive. Non hanno nulla a che fare con l'antitrust, sono degli strumenti di regolazione. E perché esistono? Ecco, forse questo sì, perché nell'assenza di una concorrenza nel mercato della generazione della PSI, se avessimo lasciato gli enti pubblici totalmente liberi di fare il prezzo, forse avrebbero fatto, come è razionale sotto profilo economico attendersi, un prezzo assai prossimo, se non identico, al prezzo di monopolio. Secondo me, umilissima opinione personale, l'articolo 6... con questa struttura default rule più eccezioni va nel senso di prendere atto della molteplicità del reale, del fatto che il fenomeno che vogliamo andare a regolamentare è un fenomeno caleidoscopico, sfaccettato, per cui una regola che valga per tutte le stagioni non funziona. Però probabilmente le eccezioni dovrebbero essere definite proprio linguisticamente in modo più preciso, onde evitare dei costi di transazione al momento dell'applicazione delle eccezioni che potrebbero, come dire, eliminarne l'utilità, e anche per evitare che poi le eccezioni finiscano per mangiarsi la regola di default. Grazie. Thank you very much to the speakers. Questions? Ho visto che quando si commentavano le critiche a una eventuale regola di tariffazione del costo marginale, la terza era in sostanza una preoccupazione in merito alla qualità, al mantenimento della qualità dell'aggiornamento dei dati. Dato che mancava la risposta alla critica, provo a farla io. Con una regola contraria, cioè con una regola come quella attuale, quindi che consente non solo di recuperare anche a costi fissi, ma anche di conseguire un utile, insomma, e non, c'è forse invece l'incentivo a un sovrainvestimento in qualità, che non sarebbe più qualità in quel caso, no? Cioè sarebbe un sovrainvestimento artificiale per poter conseguire ulteriori margini, solo questo. E poi ecco, condivido i tuoi commenti sull'articolo, in particolare sul rischio che, così come formulato, i propositi che sulla carta si intendono conseguire possano essere un po' neutralizzati dalla sua formulazione, soprattutto il rischio che le eccezioni diventino poi la pratica comune e quella che viene inserita come regola di default poi diventi a sua volta invece l'eccezione. Sono d'accordo, hai ragione, c'è un rischio di sovrainvestimento, ma infatti secondo me è intelligente la scelta di individuare i soggetti che avrebbero interesse ad alimentare il processo dinamico di realizzazione della PSI. Secondo me la lettera B, che va nel senso di individuare biblioteche, archivi, musei, potrebbe essere centrata, perché lì non hai un rischio di sovrainvestimento, forse. Marco? Inconsistency between the title we selected and the content of the presentations.
this would have been perfect in terms of charging policy of public sector information. We have a large hole, which is what is the role of antitrust in public sector information. Actually, this is strange because Maria Teresa has written one of the best, I would say, pieces in Italian about public sector information and antitrust. And I thought that, yes, of course, you would have talked about charging policy, but also about antitrust and the role of antitrust in access. So let me just mention for the benefit of the public that indeed antitrust is an important component of the consideration of the thematic network and also of the research project, and that one of the big risks is the one which we have seen on the telecommunication markets, when you have a former public monopolist who is keeping a hold on the fixed lines, and it's competing downstream with added value services. The risk which has to be dealt with in antitrust terms is the risk of margin squeeze, that the public operator, the former public operator of the fixed line, is charging too much for wholesale capacity to its customers, because these customers are competitors of the downstream businesses of the same telecom company. We have the same problem in public sector information, and indeed we have been looking at this, and this is a matter which has to do with access. Here the issue of access at what price, what charging policy, is a competitive issue. So I would say in some way we have a bit misled maybe members of the public, thinking that we would deal also with these more classical competition law issues, but they are there, and for some reason or other they stayed out of our presentation. So hello again. Just would I like to ask you, what kind of data have you been studying when you are doing these theories? I mean, there are 21, I think, or 27 cases from the European Commission regarding pricing. That means they have been studying pricing in different kinds of information selling and seeing the effects of it. And there were a lot of companies in this area that have experiences from no cost, marginal cost, high cost, very high cost, that we could really discuss. My own experience is that if you have a very, very low cost, let's say no cost at all, there is a very low interest from the authority to do anything to the distribution, the way they distribute information. It's not always good. That means they don't have the money to help you to get the information. When it comes to the very high pricing, the problem is, as a company, you don't get any margin. You can't sell the information on the market. That means there is a low selling. When it comes to marginal cost, I think I have very positive experiences. I've been comparing two authorities, one with marginal costs, it actually was the vehicle register, and the other one was the cadastral register, and the cadastral register had a very high price, and the turnover over the last 5 years is now tripled when it comes to the marginal cost pricing company, authority. So I'm personally think marginal cost is a very good solution, but you have to define marginal cost, and that is very important, because otherwise you can make it high cost in any way. So what I actually want to know is, have you been studying different examples in different countries where they have different kind of pricing? Sì, volevo riallacciarmi a quello che diceva Marco Ricolfi, cioè la mancata connessione o la scarsa connessione con il tema dell'antitrust, perché nel confronto che si veniva fatto tra i due articoli 6, versione attuale e versione in corso di elaborazione, diciamo in quel confronto rientra il fatto anche che nell'attuale versione
le amministrazioni, almeno dove lo Stato nell'implementazione della direttiva, come per esempio in Italia, non obblighi le amministrazioni a concedere le informazioni a fini di riutilizzo, le amministrazioni hanno anche questa strada, cioè possono non concedere le informazioni a fini di riutilizzo, mentre invece nella versione che si sta preparando le amministrazioni saranno tenute a, e per cui mentre dal punto di vista del monopolio legale le amministrazioni quantomeno attualmente avevano la possibilità di, come dire, una via d'uscita, non voglio giocare a questo gioco, nella versione futura le amministrazioni dovranno giocare a questo gioco, e quindi il rischio sottolineato da Maggiolino, cioè che la deroga finisca per mangiarsi la regola, è ancora più concreto perché le amministrazioni non possono uscire dal campo di gioco. E non, mi chiedevo se insomma, questa considerazione era rientrata. Grazie. Allora, una risposta sulla scelta dei temi. È chiaro che se dobbiamo guardare alla direttiva, alla proposta direttiva e al diritto antitrust, con due parole possiamo dirci che nella direttiva e nella proposta di direttiva sono inserite delle regole che mimano la maggior parte dei contenuti del diritto antitrust, di modo che quei contenuti vengano garantiti senza andare a chiedere l'applicazione della normativa antitrust, che è molto pesante e costosa. Andare a interessare la Commissione europea o le autorità nazionali di un caso di abuso di posizione dominante, anche nella forma del price squeeze, comporta un procedimento lungo di anni. Invece ci sono gli articoli 8, 10 e 11 della direttiva che molto chiaramente escludono l'ipotesi che un ente pubblico faccia price squeeze, e lo escludono anche senza che si debba andare a fare l'accertamento della posizione dominante a monte, perché danno per buono che siano tutti in posizione dominante e che quindi siano tutti obbligati a concedere. Non c'è tanto altro da dire, nel senso che la direttiva coglie bene lo spirito del diritto antitrust, secondo me, vediamo poi Joseph cosa ne pensa, coglie bene lo spirito del diritto antitrust, certe volte è pure over deterrent rispetto a quello che sarebbe un approccio antitrust più puro e pulito, ma lo fa per ridurre i costi dell'accertamento caso per caso. Pensavo che mi si chiedesse altro, se no avrei raccontato questo con più parole, tutto qua. I just would like to answer the question by Nordquist. Probably if I was an incumbent reuser of PSI, I would not want neither a zero cost pricing, because that would lower entry barriers, nor higher fees, because my margin would be too low. And this is why a way to lower entry barriers is to also to lower charges. And then with respect to charging, I think the most recent evidence is provided by the POPSI study, which should be, by the way, a study that inspired also the new formulation of the Article 6 of the PSI directive. And it shows rather well what you said, that in some cases charges have been lowered, but the overall income has increased because of an increase of the demand. Mabel, yes. Thank you. I had one remark and one question to the competition areas, actually. The remark was about, there was previously remark about where does the preference for marginal or cost of dissemination come from, and I think, I don't know to what extent the directive was actually influenced by the fact that this is a very normal provision in Freedom of Information Act, where if you do a request for access, that you either pay nothing or you pay the cost of a copy in the paper era, but now otherwise, so maybe that also played a role. My question was about
the applicability of competition law in cases which where the supply of information by a public sector body does seem to affect the market, but the public sector body argues that it's doing that in the context of its public task. I give you the example that we had in the Netherlands, where the Ministry of Traffic had a large data set of all the roads in the Netherlands, and in the private sector there was not as such a direct competitor who had exactly the same data sets with the same properties, but maybe a near substitute, or the data set of the government could be used by emergence companies in the private sector to make a competing project with this upstream private supplier. But what happened, because in our Freedom of Information Act we have implemented the PSI directive, and it says if information is public, so the normal sort of exemptions apply, data protection, national security, blah blah blah, but once it's public you can ask for permission to reuse, and the government has to allow this. Our Freedom of Information Act also has a provision which says that public sector bodies have to proactively disseminate information. And the ministry said, well, that's what we're doing. And the law says this is what we should be doing. And the complaint that was made, there was a lot of legal procedures and stretched out negotiations by this private sector company who saw this, the release of this data set, as a threat to its product was, you know, tough luck. So, but still, because the government says it's not an economic activity what we're doing here, so competition law doesn't apply. And I think there may be many instances like that. But would you not sort of share the analysis that competition law has no role to play here? Whether the activity carried on by a public sector bodies is an economic activity or not is a classical question in antitrust law. Okay, we have some criteria that we follow to decide that, and generally we can decide whether the activity is an economic one by looking at whether the goods produced are devoted to the market or not, or they are going to be devoted after one passage or two passages in the economic chain to the market. So actually I didn't understand well what kind of services they provide and what kind of information they gave, but it didn't, at my sense, it didn't appear to me as non-economic activity. So maybe the argument was just false. Further questions? Well, yeah, Kathleen? I was saying that marginal costs, it comes probably from the idea that a paper copy has a marginal cost, and that electronic data or data sets do not have marginal costs because my internet is free. But it still costs money for the organizations because they have to provide servers, they have to have technical costs, that kind of idea. So have you looked at definitions of marginal cost or cost definitions to kind of... You're saying that there is no difference between marginal cost and zero cost in this environment? That's the question. And well, most of the time it's assumed not to be. What you mentioned on the servers and so forth is a fixed part of the supply. But then I think we can, it is possible to calculate the cost of providing a further user or a further unit of PSI, even considering this. I mean, it's like it may sound like a useless exercise, but still technically it's possible, I think. And of course, in the digital environment, charging at marginal cost or no charging is pretty much the same. But when drafting policies, I think it's important to consider marginal cost as a principle, since it has an economic reason, instead of saying we will not charge.
then in practice the outcome could be that there is no charge actually, since for instance the transaction costs of deciding to apply a charge could overcome these marginal costs of making available a further unit. So the outcome of saying marginal cost is a default rule could be that public sector information holders will decide not to charge at all. But in principle, there is a difference between zero cost and marginal cost. I don't want to sound very simplistic, but in the end, I believe that the distinction between the actual Article 6 and the proposed one is not about which are the marginal costs, but is about is the administration obliged, should be the administration obliged to recoup its fixed cost, yes or no? It's a political choice. Who has to pay for that? Citizen with second taxes beyond the general taxes for reuse, or the administration has already received all the money it needed and it had to deal with it, and then reusers must have access to that information for low cost, low price, and that's it. Because otherwise you have to take each public entity, make the analysis of the cost and say, okay, this has to be paid by the reuser, this not, this yes, this no. And you cannot come up with a general rule of that kind, I believe. Okay, very, it's not a question, it's a comment. We just had a case in the EG court about marginal costs. So marginal cost is really the cost for distributing information, including the investment for doing this distribution. If you take more than that, you are cross-subventioning something else within the authority. I don't think it's not so difficult to define a marginal cost. It's rather easy, that's why it's a good way of solving the problem. You need an investment if you should have a, let's say, an online service, if you should have a downloading place where to get information, it costs money, of course. We who reuse information will pay that. Sorry, I will ask any more questions. Thank you very much. We conclude the discussion here. If I may abuse of my position as a chair, I would like to add a few more ideas. Of course, it's very difficult to summarize such a discussion, but I guess the uneasiness and maybe also the critique which was expressed by Professor Rick Colby on what the competition lawyers think about that topic may be due to the fact that the PSI directive takes a very, very general approach to a large variety of different kinds of PSI, and then implements rules which are of a very, very general nature, like marginal cost standards and so on. Whereas the competition lawyers are very much used to analyze individual cases and try to really target the competition law problem. So we would like to do the nitty-gritty of economic analysis of individual cases. And that probably makes it very, very difficult to have a discussion between the PSI specialists and so on. Just as a general remark, I like the PSI rules in general. There are competition law problems, and there is a problem about competition law as such being applied to PSI. Competition law is very weak when it comes to enforcement, and in a situation where we have a dominant public sector body not granting or not allowing reuse, there should be intervention. And then why shouldn't the state itself, based on European rules, create an obligation of its bodies, all its bodies, to grant access in such a situation? Then we don't need competition law. So that's the very positive aspect, I would say, about PSI regulation. And even in a situation where a particular kind of public sector information is not essential for entering a downstream market, I think it's still for the state to decide. I have a policy of very large access to PSI for allowing reuse. We are not talking about private businesses here. We should not confuse public sector bodies with private
businesses as information holders. Yet, I think the pricing issue is a very important one, because prices are important to identify who is the best economic operator, who should do what, and prices express efficiency in economic activity.